Buonasera, shalom a tutti. Ci siamo? Buonasera, perché siamo tutti sul muto. Buonasera. 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 Ok. Allora, stavamo parlando la settimana scorsa della Tzniut. Ora un po' continuiamo su questo concetto della modestia. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אמן. Allora. L'Arizal spiega che questa generazione siamo la generazione della redenzione. E dunque una delle ricompense che si ottiene tramite che stiamo attenti alla modestia, è proprio la redenzione. Perché noi sappiamo che i nostri avi sono stati redenti dall'Egitto in merito alle donne tzidkaniot, giuste, che c'erano in quella generazione lì, che erano molto modeste. E siccome noi siamo la reincarnazione di quella generazione lì, allora proprio tramite la modestia portiamo la redenzione. Questa è una delle ricompense principali. Poi un'altra cosa che noi ci dobbiamo ricordare, che la modestia si va applicata anche quando siamo soli, non solo quando usciamo fuori di casa, che allora magari stiamo molto attenti come ci vestiamo e così via, ma anche quando siamo a casa nostra, non solo quando siamo a casa nostra, ma addirittura quando siamo nella camera da letto o in bagno, un posto privato che magari nessuno ci vede, comunque c'è il concetto di modestia, perché come abbiamo già parlato precedentemente, il motivo principale della modestia è un rispetto, una vergogna al di fronte che siamo al di fronte del cospetto di Dio. Un certo pudore perché siamo davanti a Dio. Di conseguenza, quando uno entra in bagno, allora deve stare attento di scoprire, questo si applica sia a uomini e donne ugualmente, e scoprire solo quello che è necessario per andare in bagno, insomma, e anche quando si pulisce con la carta igienica, allora c'è scritto di non usare la mano destra, ma di usare la mano sinistra. Noi sappiamo che proprio adesso abbiamo studiato recentemente nel Chumash che c'era la piaga del buio, però per gli ebrei c'era luce. Per Dio ha fatto la piaga del buio per gli egiziani, ma per gli ebrei c'era luce. In maniera simile, il buio può oscurare per noi oppure per uomini, ma davanti a Dio luce e buio è uguale. Per cui se noi siamo a casa nostra, nascosti nella camera più intima, o siamo fuori di casa, davanti a Dio è uguale. Però, detto questo, sono una persona va al mikveh o in piscina, insomma, nei posti che che normalmente uno va lì, o anche un posto di ginnastica così, che ci si veste diversamente. E chiaramente stiamo parlando di una situazione in cui ci sono una piscina separata per donne, o un mikveh separato per donne o per uomini,
è una spiaggia separata e così via, però nonostante ciò ci sono, diciamo, dei standard diversi di vestirsi e svestirsi. Questo è permesso finché uno fa il massimo di essere modesto, per cui se una persona si trova in mikve, anche se lì magari uno si spoglia davanti a altra gente, però cerca di farlo in maniera più veloce possibile senza perdere tempo e così via. C'è un comandamento di non assomigliarci ai non ebrei. Sarebbe dire non vestirci come loro si vestono, che di solito è una maniera che attrae attenzione, che magari volgare. Invece dobbiamo vestirci in maniera che dimostra la nostra sottomissione a Dio e la modestà. Modestia. E così anche, non solo nell'abbigliamento, ma anche la maniera che uno tiene i capelli o li pettina e così via, anche lì uno deve cercare di essere modesto, se non è una cosa troppo eclatante, diciamo. E non solo con uno si veste e come uno si pettina, ma anche come uno cammina e come uno parla. C'è scritto che quando una persona cammina per strada, sia uomo che donna, non deve camminare a testa alta. Perché uno che cammina a testa alta dimostra che è vanitoso e respinge la presenza di Dio. Perché c'è scritto che Dio si trova ovunque. Allora, shamai vetarez animale, terra e il cielo sono pieni di me. Però uno che cammina a testa alta, che è vanitoso, lui in questo momento sta respingendo la presenza di Dio. E i nostri saggi dicono, dochek raglei ashrena, spinge via i piedi della presenza divina. Suad zon, per modo di Dio, non è che Dio abbia dei piedi, la presenza divina abbia dei piedi, però nel concetto che Dio si rivela ovunque noi lo invitiamo. E quando nel mio cuore c'è umiltà, allora il mio cuore è vuoto e è un recipiente per accettare la presenza divina. Quando il mio cuore è pieno di orgoglio o vanità, allora non può essere un recipiente per contenere la presenza divina. Dunque respingo la presenza divina. Questa cosa significa camminare a testa alta? Significa che uno cammina con la testa così in alto che non potrà vedere le persone che non potrà vedere il terreno dove sta camminando. Per cui se uno sta camminando così senza guardare per terra, allora deve camminare piano per non inciampare. Detto questo, non deve camminare a testa così bassa che poi non riesce a vedere le persone che gli vengono incontro. Deve camminare magari con la testa un pochino chinata verso giù, ma abbastanza retta che se avremo una persona di fronte a lui, riesce a vederlo in faccia senza dover alzare la testa. Abbiamo detto che la tzniut si applica anche nella maniera che uno parla. Come uno parla, magari può alzare la voce, può gridare, può parlare in maniera volgare, può essere molto eclatante così. Questa non è una cosa che dimostra la nostra umiltà o modestia, e dunque non è un comportamento giusto per una persona che vuole rispettare Dio. E chiaramente, quando si tratta di parlare tra uomini e donne, bisogna mantenere una certa distanza
per non arrivare a, a delle connessioni improprie che possono essere non necessariamente una cosa materiale, che è un proprio peccato di adulterio, ma già una cosa, esiste anche l'adulterio nel, nei sentimenti, sarebbe dire che uno crea un legame con un'altra persona, un legame può essere intellettuale, emotivo, questo non è una cosa corretta. Per cui quando un uomo parla con una donna parla con un uomo, parlare in maniera concreta e rispettosa, mantenendo una certa distanza, magari non chiamando la persona per nome, sai, parlare di cose frivole e così via, che magari non sono adatte. Ma parlare quello che è necessario, in maniera rispettosa e in maniera di ricordarsi che, come ho detto precedentemente, c'è una forte energia che attrazione che Dio ha creato tra uomini e donne, noi dobbiamo essere coscienti di questo e stare attenti che questa energia venga utilizzata solo nell'ambito del matrimonio. Per cui c'è da evitare che una conversazione tra uomo e donna diventa una conversazione amichevole. C'è anche il concetto di, non so, detto, camminare, ma anche, diciamo, i movimenti che una donna fa da, di fronte agli uomini, bisogna stare attenti perché ci sono alcune cose che magari per le donne sono molto ovvie e naturali, magari non ci pensano, ma quando queste cose qui sono fatte davanti a un uomo, può scatenare dei pensieri negativi e così via. Dunque, so, per esempio, anche se delle donne ballano da sole, non ballerebbero davanti a dei uomini. Mentre se gli uomini ballano davanti alle donne non è vietato. E qui magari la Simchat Torah, in tutti i tempi, le donne, magari da parte delle donne, guardano come gli uomini ballano e non c'è problema. Ma se fosse il contrario, che le donne fossero giù e gli uomini fossero su, sarebbe un problema questo. Ci sono alcuni che stanno attenti a non passare oggetti di mano in mano tra uomini e donne. Diciamo che non è un'usanza che non tutti hanno. Il Rebbe di Lubavitch dava i dollari in mano alle donne, quando distribuiva i dollari, li dava direttamente in mano alle donne. Però, chiaramente, bisogna stare attenti a non toccare. Per cui, quando passa un oggetto, attento a non toccare la persona, specialmente magari con oggetti piccoli, tipo delle monete e così via. E chiaramente che si evita di dare la mano tra uomo e donna. Questa è una cosa che molte volte crea imbarazzo, perché magari ci sono delle persone che non conoscono l'usanza e ti tengono la mano. E rifiutare una mano tesa è molto imbarazzante. Molte volte mi è successo che, sai, con incontri così, delle donne che non fossero ebree o non fossero religiose, non conoscendo l'usanza, mi hanno teso la mano. Allora, io se solito raccontavo una storia che ho sentito, che una volta è venuta una giornalista da Rebbe, una donna, non sapendo usanza, ha teso la mano al Rebbe. Il Rebbe ha risposto: mia mamma mi ha insegnato quello che non è tuo, non toccare.
Dunque, molte volte quando è una situazione simile, io ho usato questa storia qui per un po' dissolvere la tensione e spiegare a questo momento perché non posso dare la mano. E nel concetto della modestia, questo c'è un divieto esplicito, bianco su nero nella Torah, che dice che gli uomini non devono vestirsi come le donne e le donne non devono vestirsi come gli uomini. Perché nell'antichità questo veniva usato per commettere adulterio. Per cui una donna che voleva peccare si vestiva da uomo, andava tra gli uomini e ecco, commetteva adulterio. E viceversa, un uomo che voleva commettere adulterio si vestiva da donna, andava dalle donne. Dio ha specialmente vietato questo, dunque noi dobbiamo stare attenti, se sei un uomo, di vestirti in maniera maschile, se sei una donna, di vestirti in maniera femminile. E dunque pantaloni e cose simili andrebbero messi solo dai uomini. Ci sono alcune donne che magari mettono i pantaloni, non so, per fare ginnastica o come pigiama e così via. Però sarebbe giusto, diciamo, mettere anche una gonna, una camicia da notte, così. Per cui, anche se magari uno fa ginnastica, deve saltare qua e là, per cui la gonna non sarebbe modesta. Diciamo, metto i pantaloni, però non mette solo il pantalone, mette anche la gonna per dimostrare che sono una donna, non... E stessa cosa anche magari quando di sera uno va a dormire, magari la coperta può cadere mezzanotte, allora per non voler rimanere modesto anche quando modesta, quando, anche quando cade la coperta, va a dire metti i pantaloni, si può fare, però comunque è meglio mettere anche la camicia da notte e i pantaloni, non solo il pantalone. Ci sono invece che quelli che dicono no, il pantalone non si mette proprio in suo caso, e anche di notte ti arrangio con la camicia da notte e così via. Qui ci sono diverse usanze. Un'altra cosa che è il colore dei vestiti. Ci sono alcuni colori tipo rosso che è un'usanza che le donne non mettono questo. E il motivo è che nell'antichità le prostitute si vestivano di rosso per attrarre l'attenzione. E per questo motivo non ci si veste di rosso. Adesso qui ci sono diverse usanze se il rosso è totalmente vietato o si intende solo un abito che è tutto rosso, ma magari c'è un abito, c'è dei puntini rossi, va bene, o c'è un, non mette una rosa, sai, qualcosa che di rosso, che un oggetto, una parte piccola rossa, se va bene o no. Allora qui ci sono diverse opinioni, c'è chi proprio esclude il rosso categoricamente, c'è chi dice no, solo l'abito che è totalmente rosso è vietato, ma gli accessori che sono rossi possono essere tollerati. E anche per magari il rossetto, sai, il rosso vivace o le unghie rosso vivace, anche lì ci sono diverse usanze, poi ognuno userà il suo buon senso secondo il contesto e così via. Poi un'altra cosa, oltre a, ecco, riguardo ai colori, c'è chi dice che solo il rosso è problematico, e c'è chi dice no, non è solo il rosso che è problematico, ogni colore che è estremamente vivace o fosforescente è problematico. So che nell'antichità colori fosforescenti non erano comuni negli abiti, era principalmente solo rosso, per questo che è stato detto rosso. Ma oggi, il giorno che abbiamo abiti di vari colori fosforescenti, o sai, colori molto bright, luminosi, così,
che attraggono molta attenzione, e anche lì bisogna stare attenti. E poi sono abiti che magari sono tipo l'uncinetto che hanno dei buchi abbastanza grandi che si può vedere la pelle tramite questi abiti, oppure sono abiti molto fini che sono praticamente trasparenti, che si può vedere la pelle sotto, o che si può vedere gli abiti intimi sotto. Questo, o anche degli abiti che sono molto aderenti, e questo chiaramente anche non va bene perché fa esaltare troppo magari gli allenamenti di una persona, sui abiti intimi e così via, non è una cosa propria. Ora, per quanto riguarda il modo che una donna dovrebbe vestirsi, cioè le parti che dovrebbe, come dovrebbe coprire il corpo, ora, di solito maniche lunghe che coprino fino al gomito, anche quando noi muoviamo le mani per cui diverse posizioni della giornata, e una gonna che copre le ginocchia anche quando siamo seduti. E poi il colletto che copre il collarbone. Il collarbone è questo osso qui che abbiamo qua. Non ricordo come si chiama in italiano. Se qualcuno lo sa tradurre, collarbone. Questo. C'è qualcuno che può tradurre? Non si sente. Scusi, oh no, cosa ho fatto? Si sente. Le clavicole, ecco, si chiamano clavicole le ossa che sono qua. Qua? La clavicola sono due, una. Sono due, no vabbè, sono le due ossa che poi a clavicole che allora, arrivano. Allora, il collo che si è affollato che copre le clavicole. Mm. E poi insomma... calze o collante, insomma, e poi raccoglie i capelli in maniera che siano modeste. Adesso, una donna sposata deve coprire i capelli, ma anche se i capelli sono coperti magari con una parrucca così, oppure una donna che non è sposata, che è permesso che tenga i suoi capelli scoperti, però si evita di avere una pettinatura molto scompigliata, molto voluminosa. Cerca di tenere i capelli raccolti così in maniera ordinata e diciamo più fine, più meno volgare, insomma. Niente di wild, così dice. Adesso una donna che è sposata oppure è divorziata o vedova, comunque era sposata, ha l'obbligo di coprire i capelli ed è stare attenta che non siano rivelati i suoi capelli anche di fronte a una persona che magari è un familiare di primo livello. Però una ragazza prendersi sposata non deve coprire i suoi capelli e può anche pregare a testa scoperta. Adesso diciamo il padre di questa ragazza può pregare davanti ai suoi capelli scoperti, ma se il marito non può pregare davanti ai capelli scoperti di sua moglie, qualsiasi altra parte del corpo scoperta di sua moglie o di sua figlia. Ma invece i capelli di sua figlia ha permesso, i capelli di sua moglie no.
Ora, su come coprire i capelli ci sono diverse opinioni. C'è chi copre i capelli con fazzoletto, perché sostengono che magari la parrucca sia una cosa bella e non è giusto coprire i capelli con la parrucca perché magari non si accorge il fatto che uno sta coprendo i capelli e che non sono i tuoi capelli veri, oppure che anche se si accorge, però comunque una persona rimane bella e attraente. E c'è chi dice no, è meglio coprire i capelli con la parrucca, perché intanto coprire i capelli è un decreto biblico, non è un motivo, perché non c'è scritto nella Torah che la donna non deve essere bella, dunque si copre i capelli. C'è scritto semplicemente che deve coprire i capelli, e per cui non c'è un problema se si mette a parrucca e sia magari più bella dei suoi veri capelli. E il vantaggio di coprire i capelli con la parrucca è il fatto che mentre col fazzoletto magari scivola spesso e sempre saltano fuori un po' di capelli, dunque è difficile coprire i capelli al 100%, con la parrucca è molto più facile coprire i capelli al 100%, come abbiamo letto precedentemente la storia che Agmara ha portato di Kimchit, che ha avuto 7 figli che erano sommi sacerdoti, e i nostri saggi gli hanno chiesto ma come hai avuto questo merito? Ha detto che mai le travi della mia casa non ho visto i miei capelli. E nello Zohar è appunto molto severo su questo concetto qui, che neanche un capello esca fuori. E in termini pratici è molto più facile con la parrucca, oltre al fatto della pressione sociale, perché quando una persona va in circoli che magari non tutti sono abituati a questo, con un fazzoletto, ti dicono, ma cos'hai, sei malata, e così via. Invece quando uno mette una parrucca si può sentire a suo agio e non ha questa pressione sociale di, ah, magari mi tiro giù il fazzoletto un po', lo faccio, lo alzo ancora un po', magari lo metto in tasca e così via. E dunque, il Rebbe ha sempre consigliato e chiesto, e nei primi anni proprio supplicato le donne di mettere proprio la parrucca. Alcune volte il Rebbe in un'udienza privata ha chiesto al marito di uscire un attimo, ha chiesto alla donna se era decisa, se voleva mettere la parrucca. Quando la donna dice sì, il Rebbe ha chiesto al marito di rientrare e ha chiesto al marito di comprare per sua donna la migliore parrucca. Quando le donne sono attenti a coprire i capelli correttamente, che siano proprio coperti tutto il tempo al 100%, questo porta una grande benedizione di ricchezza per i loro mariti e di salute per loro e i loro figli, tutta la famiglia. Che ci fermiamo qui per oggi. C'è qualche domanda? È il momento giusto? Sono domande? Ok, no, tutto volevo chiaro. Volevo solo riportare una mia esperienza personale a proposito delle persone, del fatto di non passare gli oggetti di mano in mano fra un uomo e una donna. Io mi sono convertita nel 2007 e nel 2008 ho fatto il mio primo viaggio in Israele e sono andata a Gerusalemme, nella città vecchia, al Kotel,
e sono entrata in un negozio di giudaica per comprare non mi ricordo cosa. Allora, quando si è trattato di pagare, io ignara, non lo sapevo, ho preso i soldi e li ho allungati al commerciante, il quale con viso serio ha fatto, cioè ha battuto le mani sopra il tavolo per dirmi mettili qua, c'ero rimasto un po' male, devo dire. Poi ho capito che, vabbè, avevo fatto una gaffe, che non potevo, evidentemente, sì, c'era qualcosa che non andava nemmeno nel passaggio di mano in mano. Da allora me lo ricordo. In realtà, da noi, questa usanza non è un'usanza che noi facciamo. Solo all'interno del matrimonio, quando... Rav, scusi, se può parlare più forte perché si sente poco. Scusi, Rav. Si sentiva meglio? Sì, adesso sì, scusi. Ok, allora dico, da noi c'è il Minhag di Chabad. Su questo concetto è un po' diverso, che noi passiamo gli oggetti alle donne. Solo se tua moglie, nel periodo che essa è impura, allora si sta attento a non passare gli oggetti di mano in mano. Però quando io sono qui a Gerusalemme da circa 2 anni, ho visto che molti stanno attenti a questo, che cioè, molte volte devono dare degli oggetti, li mettono giù o non li prendono la tua mano, e io non ero abituato a questo, però effettivamente nei circoli, diciamo, ultra-ortodossi è una cosa abbastanza comune. Non dico che tutti lo fanno, ma molti. Per cui non devi vergognarti della gaffe, perché... No, è una gaffe che quasi ho fatto anch'io. No, ma perché poi il problema è che questo avrà detto, ma questa, perché io ovviamente vestita con le mani, non ero ancora sposata, però maniche lunghe, gonna lunga fino ai piedi, piena estate perché era agosto, un caldo, e quindi questo avrà pensato, ma questa qua, scusa, che va in giro vestita così... E poi no. Non sa che non mi deve passare i soldi. Non è una cosa, è un'usanza. Non è una cosa così. Un'usanza che non è neanche, diciamo, comune dappertutto. Ci sono alcuni che stanno molto attenti a questo, ma non è una cosa radicale. No, certo. Non preoccuparti, non hai fatto una gaffa. No, non mai. Adesso lo so. Ok, ci sono altre domande? O chiudiamo la connessione? Allora, vi saluto tutti quanti, buonasera. Grazie, buonasera. Arrivederci, ciao. Grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera.